Politici di agricoltura oggi a San Biagio Platani, potremmo definirlo quasi il cuore dei Montesicani. Dottore Palamenchi, San Biagio Platani, questa meravigliosa scenografia, l'utilizzo di materiale vegetale, spinge un po' a pensare che il mondo rurale è ancora vivo. Direi proprio di sì. Siamo, come diceva lei, a San Biagio Platani, nel distretto rurale di qualità dei Monti Sicani, la porta dei Sicani, il distretto rurale di qualità che nasce in seno al Gal Sicani, è l'obiettivo generale del piano di sviluppo locale del Gal Sicani, finanziato nell'ambito dell'asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013, approccio leader, attuazione dell'approccio leader. Siamo a San Biagio Platani, il cosiddetto paese degli archi di Pasqua, che in Sicilia rappresenta l'unico esempio di arte popolare collettiva, dove un'intera comunità si cimenta nella realizzazione di queste architetture effimere create con i prodotti della natura. Ecco la ruralità della manifestazione: le canne, il salice intrecciato che si trasformano in vere e propri portali rappresentanti delle chiese, navate rappresentanti delle chiese, addobbati con pane che diventa un'opera d'arte, mosaici che vengono realizzati con i prodotti della natura, il grano, i legumi in genere, i cereali in genere, diventano delle opere d'arte. La manifestazione degli archi di Pasqua è il fiore all'occhiello del distretto rurale di qualità dei Sicani, che propone nell'arco dell'intero anno una serie di manifestazioni legate alle tradizioni locali. Ricordiamo i diavoli che ballano nella Pasqua di Prizzi, ma anche la festa del Tataratà di Castel Termini. Tataratà, suono onomatopeico che sta ad indicare il rullo dei tamburi che accompagnano dei guerrieri saraceni che combattono con vere spade infuocate, e ancora i santi che corrono nella valle del Gebbia e del Vertura. Il distretto rurale di qualità, che è caratterizzato dalla presenza di produzioni agroalimentari di qualità, le carni e formaggi dei Montesicani, i pistacchi della valle del Platani. Nella valle del Belice si contano ben 7 DOP nel settore vitivinicolo, che stanno a indicare lo stretto legame tra le produzioni e i territori. Oggi, con la nuova istituzione del Parco dei Montesicani, non abbiamo fatto altro che aggiungere, come dicevo l'altro giorno in un seminario, la ciliegia sulla torta a quello che sarà il prodotto del distretto rurale di qualità dei Sicani. Il parco è il bollino verde, il parco va a caratterizzare un'area del territorio ad alto elevato valore paesaggistico, diciamo che il lascia passare per poter intercettare nuove forme di turismo, che fruiranno del prodotto che assieme al GAL, assieme al partenariato, assieme all'Ente Parco, assieme alle altre società di sviluppo stiamo mettendo a punto con l'attuazione del nostro piano. Quindi è materialmente una rete che è imperniata sulla qualità, sulla tipicità, su un ambiente sostenibile. Il modello di distretto rurale di qualità che abbiamo messo a punto è imperniato appunto sulla qualità. È un modello di distretto che unisce tutte le componenti del territorio, come dicevo prima, dall'artigianato all'agricoltura, all'artigianato tipico artistico, all'ambiente. Noi ad esempio abbiamo inteso, con l'attivazione della misura 313 del PSR, azione A, azione B, finanziare percorsi itinerari, intendendo appunto l'itinerario quale maglia della rete del sistema turistico che stiamo costituendo, i quali nodi sono le imprese ricettive, gli agriturismi finanziati con la vecchia e la nuova programmazione, le aziende multifunzionali, i B&B, i borghi finanziati con la misura 322, tutti gli elementi di tipicità che sono stati riqualificati con la misura 323. Ma a proposito di questo, a che punto è la spesa? Visto che siamo già quasi a 2 mesi dalla conclusione del progetto.
Per quanto riguarda gli impegni, il Galsicani ha già impegnato tutte le risorse. La spesa rispetto al 31 dicembre, dato certo che abbiamo, siamo al 90%, circa il 90% rispetto all'obiettivo di spesa che l'assessorato ha previsto per la nostra struttura. Il GAL è stato beneficiario di ulteriori risorse aggiuntive. A fine anno abbiamo ricevuto un'assegnazione di quasi 1.300.000 euro di risorse aggiuntive. Abbiamo già subito impegnate per finanziare i progetti che erano ammessi in graduatoria ma non finanziabili allora per carenze di risorse. Siamo ottimisti, è chiaro che dobbiamo accelerare puntando sempre alla qualità della spesa. Allora... Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella, ma manca sai correre in la manetta. L'occhio di Miria ci hanno sempre a mangiare, quell'altro terra volo sanno sugare. Gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pre tempo fanno case e casone. Sicilia bella, Sicilia bella. Allora, ci troviamo a San Giovanni con Liborio Rizzico, che è un po' uno dei beneficiari del GAL riguardante la misura delle microimprese. Liborio, innanzitutto tu sei un agronomo. Sì, sono un agronomo. Com'è nata l'idea di diventare fornaio? Oh, fornaio, ahimè, è una parola molto grossa diventare fornaio. E allora, la mia, diciamo, idea è nata dall'amore, diciamo, dei prodotti, diciamo, del nostro territorio. La parola fornaio è una parola grossa, però, diciamo, io il mio impegno, diciamo, nel produrre il pane, io lo metto, diciamo, con, diciamo, i miei studi che ho fatto durante, diciamo, il corso universitario. Quindi, materialmente, tu conosci bene tutte le qualità di grano, oltre alla qualità naturalmente del grano, anche le varietà di grano. Sì, perfetto, le varietà di grano. Infatti, diciamo, un mio obiettivo è quello di andare ad utilizzare di nuovo varietà di grano autoctone come il Tumminia, il Saraceno, in modo tale da sfruttarli, diciamo, come prodotti, diciamo, finiti. Quindi andare a produrre dei prodotti come il pane, dei biscotti, che, diciamo, possono, diciamo, possono sviluppare delle caratteristiche, diciamo, organolettiche superiori, importanti, superiori rispetto, diciamo, a quello che si pensa. Cioè, tra l'altro sono tutti prodotti naturalmente a chilometro zero. Sì, sono tutti a chilometro zero, praticamente la farina viene prodotta, diciamo, qui nel posto, e quindi anche diciamo, i prodotti vengono prodotti qui nel nostro laboratorio. Ma come hai conosciuto tu il GAL? Il GAL l'ho conosciuto tramite amicizie e anche tramite leggendo, diciamo, dei giornali e tramite le televisioni. Mi sono interessato e quindi ho iniziato, diciamo, a fare delle ricerche, e quindi siamo poi arrivati al, diciamo, al punto di avere una collaborazione, quindi la creazione di questa impresa. Sotto l'aspetto burocratico è stato complicato o semplice? No, è stato, allora, i tempi erano un po' lunghetti, però con, diciamo, la mia caparbietà, l'aiuto molto di che mi ha dato i miei familiari, mio padre, mia mamma, mia moglie, praticamente siamo stati talmente, diciamo, caparbi che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Comunque diciamo, i dirigenti del GAL, della regione, sono stati molto molto disponibili. Questa è una microimpresa, quindi siete la tua moglie, tu, sì. Ci sono altri operai? Sì, praticamente c'è pure il panettiere e il pasticcere, e poi ora praticamente tramite il progetto Garanzia Giovani dobbiamo prendere altri due ragazzi, diciamo, da inserire, diciamo, nella nostra impresa per imparare un'arte che ahimè sta scomparendo. Sta scomparendo, sì, perfetto. I tuoi prodotti o i tuoi gioielli quali sono? Allora, i prodotti, diciamo, quelli, diciamo, che vanno più, che sono più richiesti, quelli fiori all'occhiello, sono il pane col crescente, e poi abbiamo lievito madre, sì, un lievito praticamente che ha un centinaio di anni, dove praticamente lavorandolo e curandolo giornalmente otteniamo un prodotto di ottime qualità. Crisi, diciamo, nel settore edile, perché io nel settore edile mi hanno portato, diciamo,
a cercare sia per la crisi sia anche per un discorso di passione che ho, diciamo, per questi prodotti, quindi mi è portato, diciamo, a realizzare assieme, diciamo, all'aiuto di mia moglie, di mio padre, insomma, dei genitori, a formare, diciamo, questa impresa. Lei, signora, di che cosa si occupava? Dove lavorava? Io ho fatto diversi lavori, comunque ho lavorato in pasticceria per molto tempo, quindi un poco, insomma, ero già, l'ambito lo conoscevo, e poi ho fatto altri lavori che non sono confacenti al lavoro, insomma, che sto facendo adesso. E come vi sentite ora? Ora sicuramente realizzati, perché certo prima, anche facendo altri lavori, comunque io sono una persona che do tutta me stessa, però quando l'attività è tua la cosa si amplia ancora di più. L'ultima domanda, chi è che comanda nel lavoro? No, vabbè, noi comunque ci mettiamo anche d'accordo, ne parliamo, dipende anche quello che si deve fare, decidiamo assieme. Comunque, mia moglie si occupa più del punto vendita, diciamo, della gestione del punto vendita, io mi occupo più che altro del laboratorio. Quindi sono due cose completamente distinte e separate.